Quando ero piccolo, sentivo i grandi raccontare storie. C'era la storia dell'uomo lupo, per dire, quella dell'uomo ragno e quella dell'uomo nero. L'uomo nero mi faceva paura, perché stava nel mio armadio, chiuso lì dentro per tutta la notte, e mi osservava dalla fessura delle ante senza fare niente. Era questa cosa a farmi paura. Cristo, se hai la pazienza di startene chiuso in un armadio senza muovere un muscolo per tutta la notte, vuol dire che sei sbarellato forte. E non so voi, ma io ad averci uno così in giro per casa non dormivo tranquillo neanche un po'. L'uomo nero era tremendo e ha mantenuto il primo posto sul podio delle mie paure finché non ho conosciuto l'uomo cervo. Mai sentito, vero? Neanch'io l'avevo mai sentito, neanche mia nonna. E non ce n'era traccia nei fumetti o nei libri, l'uomo cervo lo avevo visto io, con i miei occhi. Era il periodo di Natale e a causa neve le scuole avevano mandato tutti in vacanza anticipata, cioè tutti i bambini. Mio padre invece ci doveva andare come al lavoro e mi ricordo che ogni mattina imprecava perché la macchina aveva il vetro ghiacciato e lui non ci vedeva un cazzo mentre usciva dal vialetto. Se non ricordo male, c'era pure stata una vittima tra i nani da giardino. Eolo forse. Boh. Il punto però non è il nano, il punto è che se papà andava al lavoro io restavo solo in casa. E io odiavo stare solo. Non ci ero abituato. Quando c'era mamma me ne stavo con lei e spesso la aiutavo anche a pulire casa o a preparare il pranzo. Lo facevo per stare con lei e soprattutto per starmene lontano dall'uomo nero nel mio armadio. Poi ho iniziato a pulire casa da solo perché mamma non ce la faceva proprio, doveva stare a letto e poi. E poi niente. Comunque, quel giorno il cielo era scuro che pareva lo sbuffo di una marmitta. La neve veniva giù di prepotenza e faceva un freddo porco anche dentro casa. Io ero sul divano del salotto, al pian terreno, e guardavo fuori dalla finestra. La mia era una posizione strategica. Nel caso l'uomo nero si fosse deciso a venire fuori dall'armadio per sbudellarmi, avrei potuto spalancare la porta e correre in strada per chiedere aiuto. E fanculo il freddo, sempre meglio un raffreddore che essere sbudellati, no? Non so dire quanto tempo rimasi lì a fissare la neve che veniva giù. Un'ora, due, non lo so. Sta di fatto che mi addormentai. Quando riaprii gli occhi, l'aria era scura. Fuori e dentro la casa. Potevano essere le 4 del pomeriggio al massimo, ma in casa non c'erano luci accese e il cielo di piombo di quel giorno maledetto si parava davanti al sole come un bullo davanti al nuovo arrivato. Era una mezzanotte pomeridiana in piena regola. Stai calmo, pensai, adesso non fare che ti caghi addosso, devi solo alzarti e accendere la luce. L'interruttore era lì, accanto alle scale, a 3 o 4 metri da me. Guardai in alto. Il secondo piano era avvolto dall'oscurità più assoluta. Misi sui piatti della bilancia due orribili prospettive per l'imminente futuro. Piatto 1, raggiungere l'interruttore a rischio di essere catturato da un demone a caso o peggio dall'uomo nero. E piatto 2, restare sul divano e aspettare che tornasse mio padre, ben conscio che tempo mezz'ora il sole sarebbe tramontato e che il mio vecchio avrebbe tardato per andare a prendere la pizza. Un gran brutto limbo decisionale. Un bambino non dovrebbe mai essere costretto a fare scelte del genere. Sentivo il tempo scorrere via come acqua in uno scolapasta e i demoni al piano di sopra iniziare a strisciare giù dalle scale, guidati dal buio che divorava un gradino ogni mezzo minuto. Rimasi in stallo e iniziai a pensare seriamente di tentare il lancio della pantofola. Una tecnica inventata da me che permetteva di accendere la luce a distanza lanciando una pantofola in direzione dell'interruttore. Tecnica rischiosa però, che solo un grande maestro può padroneggiare a dovere. E ha due controindicazioni. Puoi tentare per sole due volte, perché le munizioni sono limitate, e nel caso in cui la luce si accenda, bisogna recuperare le pantofole, il che ti porta a dover comunque alzare il culo e arrivare all'interruttore. In condizioni normali è una tecnica idiota, ma quella sera mi avrebbe salvato la vita. Recuperare due pantofole con la luce accesa sarebbe stato un gioco da ragazzi. Senza rendermene conto, mi ritrovai con una pantofola in mano. Il mio corpo aveva deciso per me, l'istinto aveva deciso per me. Il mio primo tiro fece schifo. Mancai il bersaglio di abbondanti 60 centimetri e la pantofola ruzzolò dietro il portaombrelli facendo un casino indiavolato. Mi scappò anche una risatina.
Per un attimo colsi il lato buffo della mia situazione, ma durò poco. Quando la casa ripiombò nel silenzio, avvertii distintamente un aumento di ostilità nell'aria. Forse la mia risata suonava come una sfida per quei mostri schifosi del secondo piano. Afferrai la mia ultima pantofola e mirai con cura all'interruttore. Chiusi un occhio e trattenni il respiro. Lanciai, stavolta controllando meglio il movimento del braccio. Avvertii distintamente un click. È fatta, pensai. E invece no, niente luce. E poi realizzai. Il frigo, quel catorcio anteguerra, se ne stava lì in cucina senza emettere un suono. Proprio lui che a intervalli regolari ronzava come uno sciame di vespe assassine. D'estate, quando dormivamo con le porte aperte, riuscivamo a sentirlo anche dal piano di sopra. E invece quella sera, niente. Silenzioso come la neve. Guardai il televisore. La lucina rossa in basso a destra non c'era. In casa non c'era corrente, probabilmente per via della neve, o della sfiga, o dell'uomo nero. E quella sera ero sicuro che ci fosse lui dietro a tutto quel buio. E dietro allo scricchiolio che sentii chiaramente provenire dalle scale. A quel punto smisi di farmi domande, di vagliare opzioni, di soppesare rischi. Schizzai fuori di casa in mezzo a quella che se non era una tempesta di neve ci mancava poco e lo feci senza giacca, senza sciarpa e senza pantofole. Una volta in cortile mi girai verso la casa. Una sagoma nera su un cielo nero. Cazzo, faceva paura anche da fuori. Iniziai a tremare come una foglia e il buon senso si fece largo nelle mie paure per tentare di riportarmi al caldo e non farmi crepare in giardino come Eolo. «Che diavolo ci fai qui?» pensai. «Sei grande, porca miseria, hai 10 anni, anzi tra poco 11. Non puoi avere paura del buio, non puoi!» «E l'uomo nero? Lo hai mai visto, l'uomo nero?» «No, mai!» E allora forse non esiste, anzi, sai cosa devi fare? Adesso tu rientri in casa e ti scaldi e raccogli anche le pantofole che sono belle calde e te le rimetti ai piedi. Che c'è, vuoi fare il cacasotto anche adesso che stai per morire assiderato? Ero molto duro con me stesso, soprattutto se stavo facendo una cazzata e me ne rendevo conto, ma sapevo essere convincente. E anche il freddo fottuto di quella sera era convincente. Tornai alla porta che per fortuna non si era richiusa dietro di me quando l'avevo attraversata correndo. Avvertii il caldo provenire dall'interno e i miei piedi si mossero da soli come le bacchette di un rabdomante. Pochi secondi dopo ero di nuovo sul divano, raggomitolato come un calzino sporco a sfregarmi i piedi e sperare che prima o poi li avrei sentiti di nuovo. Ero solo, al buio e sentivo già un febbrone a 3 cifre farsi largo tra le mie ossa. Così indebolito, i demoni e l'uomo nero avrebbero avuto facilmente la meglio su di me. Ma era un rischio che ero disposto a correre. Meglio correre un rischio che schiattare di sicuro, no? Ero tornato a fare il pragmatico e sfregare quei poveri piedi congelati mi teneva se non altro la mente occupata. Talmente occupata che non lo notai subito. Mi resi conto della sua presenza solo quando emerse da una poltrona in fondo al salotto con un grugnito. L'uomo cervo. In casa mia era entrato l'uomo cervo.